Buongiorno a tutti. Il freddo si avvicina, anzi è già arrivato. Io comincio a preparare le ricette invernali. Questa è una tipica ricetta friulana. Dopo forse la faranno sicuramente in tutta Italia, ma io la faccio a modo mio, con gli ingredienti che facciamo noi in Friuli. Quindi questo è il cotechino, lo taglio. Che forbici queste qua. Lo passo con stuzzichino. Lo faccio cucinare a vapore. Lo metto nella pentola con l'acqua e ci vanno, da quando ho preso il bollore, minimo 2 ore di cottura. Mi raccomando, altrimenti non viene buono. La videocamera fa i capricci, allora io ho tagliato a metà cipolla bianca, ho 2 foglie di alloro e schiaccio due di aglio. Adesso passiamo nell'altro reparto. Olio di oliva. Visto, finisco la bottiglia. Alziamo, siamo in tempo a passare dopo. Un po' di dialbrodo. Ci mettiamo la pepe. E salve.
può mancare la loro. Visto? Poi scelgo. Adesso ci aggiungo l'acqua. Dopo, se vedo che manca, continua, perché deve cucinarsi piano piano. Il lavoro è fatto, deve solo cucinarsi piano piano. Ogni tanto danno una mescolata. Non è una lunga preparazione. Copro. Ed ecco la brovada al musetto, le gradite con la polenta arrostita o con la ciabatta. Adesso arrivo per l'assaggio. Ed eccomi pronta per l'assaggio. Vi specifico prima, non è tutta per me, perché altrimenti sono... preparato il piatto, adesso provo a assaggiare. Non so se con la polenta. Io ci provo con la polenta. Piatto semplice, ma buonissimo. Noi di solito lo facciamo spesso qui in Friuli, addirittura anche durante le feste. E ci mangio ancora un pezzettino, poi metto via tutto, perché altrimenti la cena qui. Buona cena a tutti, ciao! Buongiorno amici di Star Video. Oggi si fa un ennesimo dolce. Allora, prima di tutto lo yogurt bianco. Ho preso questo perché il panificio ha solo cose care, dice. Un uovo intero, un tuorlo, 70 grammi di zucchero, cento grammi di burro fuso,
un cucchiaino di lievito, più o meno. E 350 grammi di farina. Alla volta. Impastiamo. Avvolgiamo nella pellicola, mezz'ora in frigo o un quarto d'ora nel freezer. Io decido, lavoro facendo. Pasta
Una volta lo taglio metà. Bisogna essere precisi, altrimenti ho una che mi controlla. È una parte a... di nuovo metà. Non riesco mai a farla bella tonda, ma dai, insistendo. Adesso tiro le noci che devono essere come sabbia. Lasci un po' indietro per guarnire la
prendiamo l'altro pezzo. Bucarello anche questo. Poi la marmellata di albicocca. Spennello col tuorlo d'uovo. Finiamolo.
poi metto le noci rimaste, la guarnisco. Forno a 180 gradi per 40 minuti. Ci vediamo dopo. Ciao amici, ciao sto video. Rieccoci di nuovo qui. Ho preparato un po' di patate per gnocchi. Adesso le metto a lessare. E io le sbuccio prima per non perdere tempo. Le metto a lessare e poi continuiamo. Gli ingredienti ve li faccio vedere in fondo che mi servono, perché altrimenti taglio una cipolla. Un cespo di radicchio ottimo sarebbe stato quello trevisano, ma non l'ho trovato al supermercato, quindi si può fare anche con questo. Quindi taglio. Nel frattempo le patate sono cotte, le schiaccio ora che sono calde. E lasciamo raffreddare ben bene. Metto un po' d'olio.
e metto la cipolla. La cipolla viene passata e metto il radicchio che ho lavato e sgocciolato, anche se rimane un po' d'acqua, non ha. Aspetta. E sale. Papà, costa poco a cucinarsi. Il radicchio e la cipolla sono quasi pronti e continuiamo con l'altro procedimento. Le patate raffreddate. Allora, due uova. Un po' di granna, e sale. Mettiamo l'impasto. Probabile che le abbia anche lasciate raffreddare un po' troppo, non devono essere né calde né fredde, ma si combina tutto. Ho messo un tavoliolo, un po' di farina, taglio a metà l'impasto, metto metà radicchio cucinato in precedenza, il formaggio, ho preso il fontal, a me piace quello, fortuna che c'era tra virgolette, perché non sempre lo trovo. Il prosciutto, che trovo sempre la commessa, come fosse inesperta che me lo taglia in maniera, odio quando me lo tagliano così.
sembra che debba prendere i rimasugli. Rotoliamo. Ho preso una pentola capiente perché ne ho fatti due e devono stare giustamente distesi e l'acqua deve coprire leggermente. Mettere a bollire. Quando l'acqua bolle, 20 minuti di bollore. Poi spegnere il gas e lasciare fermo fino al giorno dopo che si raffreddi nella loro acqua. Quindi ci vediamo dopo. Buongiorno amici, è arrivato un nuovo giorno. Allora, il rotolo di gnocchi si è raffreddato, adesso preparo le fette. Vedere quelle al centro, come sono, le metto in questo stampo. Metto un po' di burro fiocchetti, ne ho fatto due stampi come al solito. Sempre per tutti. Metto grano, subito in forno caldo. Fino a quando lui si scalda bene ed è un po' rosolato. A dopo. Ed eccoci pronti col gnocco di patate. Lo stampo scotta. Prendo questo. Vedete la fetta? Guardate che due sono più che sufficienti, ve lo garantisco. Mi ispira, scotta un pochino, ma l'assaggio devo farlo. Buono. È buono veramente? Buon pranzo a voi! Buongiorno amici, rieccoci di nuovo.
Oggi faccio un dolce senza forno e pochi ingredienti. Allora, taglio a pezzetti 3 etti di savoiardi, io ne ho di più perché andrebbe la tortiera di 22, la mia è di 24 centimetri, non posso tagliarle, giustamente. Allora preparo un po' di biscottini. Tagliati a metà. Un po' di lavoro, quindi io procedo fin qui è chiarissimo. Si avvicinano le feste, allora devo dare da scegliere quello che preferiscono. Quindi questo è il lavoro per me più noioso. O la va o non la va. Allora, bagno nel latte freddo sicuramente, perché altrimenti farei il bagno latte. Devo mettere in circolo. Questo non è. Ogni tanto c'è scritto che bisogna assaggiare tutti gli ingredienti, ma io continuo così. Io sto continuo a girare. Primo procedimento fatto. Mi servivano ancora 2 biscotti, ma ho risolto con gli altri che avevo. Adesso procediamo. Allora, adesso 2 tuorli, 2 uova. Grammi zucchero, ml succo di arancia o di limone, quello che preferite.
50 grammi amido di mais. Le verre cuoche sporcano, non si può cucinare e avere la cucina pulita. E 500 ml mezzo litro di latte. A fuoco medio mescoliamo . Adesso comincia ad addensarsi, non preoccupatevi se la pentola ha un po' di bruciore, ma la crema è bella. Adesso la crema addensata e spengo, anche se continua un momento. Una cioccolata della Lind bianca, un quadratino. Adesso l'ho messo ben bene. Prendo i biscotti e versiamo . Passiamo alla spatola.
Questa dopo la dobbiamo lasciare raffreddare completamente. Quando è fredda, coprire con la pellicola e tutta la notte in frigo. Ci vediamo per la fine. Ed eccoci, il tempo di raffreddamento è passato. Vediamo. Sotto la pellicola. Io non ho la mano ferma, vediamo, ho fatto un esperimento se mi riesce. Riesce come vuole. Metto in giro il cioccolato fondente, ma forse la mano va meglio, eh. Adesso facciamo un altro cerchio. La torta è finita, tutti pronti per assaggiarla. Pronti per l'assaggio. La mattina presto, per dire la verità, è l'ideale. Questa è la torta.
passiamo all'assaggio. Ve la consiglio, è buonissima, si sta poco a fare. Buona, buona davvero. Buona giornata, amici.